in un evento di Belmonte Mezzagni, in una Belmonte Mezzagno che fa sistema, non potevano mancare le scuole e quindi le presidi. Abbiamo qua le rappresentanti istituzionali delle scuole di Belmonte Mezzagno, la preside Francesca Culeo. Buongiorno. E Rosa Caldarella. Maria Rosa Caldarella. E allora, Francesca, bella iniziativa, le scuole come sempre, non è una battuta, dicono presente perché ci sono. Cosa avete fatto e soprattutto come considerate a questo punto l'iniziativa? L'iniziativa penso sia riuscita benissimo, è una bella giornata, il tempo ci ha assistito, i bambini si stanno divertendo e per noi questa è la cosa importante. Le scuole hanno aderito all'iniziativa con un concorso di disegni che i bambini hanno prodotto, si è riunita anche una giuria, sono stati selezionati i disegni che più aderivano al tema del concorso, che è quello del mangiar sano, quindi educhiamo i bambini ad assumere uno stile di vita salutare, il movimento e la buona alimentazione possono sicuramente aiutare in questo. I bambini hanno prodotto dei disegni che poi verranno inviati al concorso nazionale e speriamo bene, incrociamo le dita. E allora speriamo bene, incrociamo le dita. Come ogni gara e ogni manifestazione bisogna dare il massimo, voi come scuole siete sempre presenti, date il massimo. E allora a Maria Rosa chiedo questo, Belmonte Mezzagno ha una sua vivacità sportiva, probabilmente è uno dei paesi, non perché ci viviamo, ma uno dei paesi con propensione a fare sport, però oggi, come ha detto la preside Puleo, non è solo sport ma è salute e benessere. E allora Maria Rosa, cosa diciamo noi ai nostri e ai vostri ragazzi e soprattutto cosa diamo in termini concreti come scuola a questa iniziativa? Allora, sicuramente la scuola è sempre molto attenta a questi temi, però a volte rimangono soltanto discorsi che si fanno in aula. Le associazioni del territorio, la tradizione sportiva di Belmonte invece offrono l'opportunità di sperimentare cosa significa veramente uno stile di vita sano, quindi i bimbi hanno partecipato con grande allegria e anche tutti i discorsi educativi intorno all'alimentazione sana e al vivere bene loro li hanno potuti sperimentare poi con l'impegno concreto e la fatica anche del pedalare, quindi come sempre questa sinergia del territorio ci aiuta a concretizzare discorsi dell'aula con la vita vera, quindi siamo molto contenti di questa opportunità e speriamo di riuscire anche a vincere, perché no. E allora, personalmente ritengo che queste due presidi facciano tanto per la comunità di Belmonte Mezzagno e soprattutto per le future generazioni. Essere presenti oggi, lo dico con estrema onestà intellettuale, è importante perché è il segno sensibile e efficace di una scuola presente nelle attività sportive. Queste presidi, così giovani e così belle, ne sono le degne rappresentanti. L'istruzione non è solo il 2 più 2, ma è anche fare comunità, fare sistema, intervenire attraverso manifestazioni sportive, perché il successo di una comunità e di un paese passa anche e soprattutto da una buona scuola.